Buongiorno a tutti. Oggi, in occasione del Salone del Libro, siamo qui con Simone Albrigi, in occasione SIO, per un'intervista speciale. Ciao! Ciao! L'abbiamo incontrato casualmente in treno per appunto andare in fiera e abbiamo colto l'occasione al balzo per proporgli un'intervista. E, da cosa prendi ispirazione per le tue vignette? L'ispirazione non esiste. Io credo solo nel mettersi a lavorare tantissimo e scartare le cose che fanno schifo. E lo faccio da 20 anni e a un certo punto ho smesso di fare troppo schifo. Come hai deciso di iniziare a caricare contenuti su YouTube? Ho sperimentato in un sacco di modi per riuscire a vivere raccontando storie, facendo robe buffe in generale. E ho aperto un blog a fumetti nel 2006. E non lo leggeva nessuno e ho provato varie altre cose, ho fatto un podcast da solo, ho aperto un blog di racconti e poesie, non cercatelo, non esiste più, e sostanzialmente a un certo punto ho provato anche YouTube e quello ha funzionato, la gente si è interessata alle mie cose e di conseguenza anche di nuovo ai fumetti, e quindi adesso posso fare entrambi. Hai mai preso ispirazione da eventi casuali come questo? Non prendo molta ispirazione dalla realtà, cioè nel senso non dalla realtà direttamente, è ovvio che si prende ispirazione sempre dalla realtà, tutto, non esiste niente originale, tutto è un remix, ma comunque di base io cerco di raccontare sempre qualcosa con un obiettivo e poi ragiono al contrario, voglio far ridere con questa battuta, come posso fare una storia che dagli contesto gli arrivi? Esatto. Ti definisci più uno scrittore o un artista? Boh, tutte e due. Io scrivo tantissimo, quindi artista, nel senso che chiunque è un artista se sì. Prende in mano una penna e fa qualcosa, o anche senza penna, insomma. E qual è il tuo scrittore italiano preferito? Ah, italiano? Stefano Benni? Stefano Benni. E invece giapponese, che so che sei andato a vivere in Giappone? Giapponese... non vorrei dire Kawabata Yasunari, però mi sa che lo dirò, perché Haruki Murakami mi piace molto, ma Murakami appunto mi piace molto, ma dopo 1Q84 non lo perdono, perché ho amato e odiato fortissimo quel libro, e quindi basta. E anche Yoshimoto Banana non mi piace tanto. Scusa Yoshimoto Banana, so che ci segui sempre. Manga preferito invece? Il mio manga preferito in assoluto, è difficile sceglierne uno, Dottor Slump e Arale, forse? Forse Slam Dunk? Haikyuu? Non lo so. One Piece. Mamma mia, ora cosa One Piece sta è incredibile, infatti, infatti l'ho recuperato perché sto scrivendo una parodia di One Piece che si chiama One Piece. Figata. E quindi mi mancavano tipo le ultime decine di numeri. L'ho letto tutto in un colpo e sono gasatissimo in questo periodo. Quali sono i tuoi prossimi grandi progetti? Uno non te lo posso dire. Gli altri sono diciamo gli Scottex Gigazine, che è il nostro mensile in edicola. Sto scrivendo il numero, cioè stiamo finendo il numero 13 che uscirà a luglio, perché il 12 è in stampa. Sto scrivendo anche il numero 14 e abbiamo in progetto un numero speciale su una parodia di Lupo Alberto a ottobre, perché la nostra casa editrice Giga Ciao raccoglierà le storie moderne di autori vari di Lupo Alberto che sono sotto la diciamo nomea Tutto un altro lupo, che sono uscite negli ultimi anni, e uscirà la raccolta per la nostra casa editrice che si chiamerà Tutto un altro Lupo Alberto, e quindi di conseguenza facciamo anche un numero speciale del Gigazine. Beh, so che te l'avranno già chiesto, ma per il content. E come mai hai scelto Scottex come nome dei tuoi fumetti? Ma l'uomo Scottex era il mio personaggio principale, lo usavo un po' come Ratman di Leo Ortolani una volta, nel senso gli facevo interpretare vari personaggi. Poi ho deciso di spaziare, non usare solo lui. E a proposito di personaggi, ci sono personaggi che hanno tratti autobiografici? Sì, io a volte disegno me stesso e poi chiunque, cioè qualsiasi dei miei personaggi contiene un pezzo di me. Stephen King dice sempre scrivi ciò che sai, io cerco di fare quello e ovviamente insomma ognuno è una parte della mia personalità. A parte personaggi bruttissimi, non ho parti bruttissime della personalità. Qual è la cosa più strana che ti è successa ad un firmacopie?
mi hanno regalato una pentola tagliata a metà, perché questa cosa è successa in un mio video, solo che io lo posso animare e fare dei disegni. La Maria Giorgiangia una volta ha tagliato a metà una pentola, è un firmacopio, uno dei miei primissimi firmacopi, mi hanno regalato una pentola tagliata a metà, non so come l'abbiano tagliata. Come Giusto Cristiano col flessibile. Evidentemente, però è incredibile, sì. E che cosa presenterai in questa edizione della Fiera del Libro? A Salone del Libro portiamo il nuovo libro di A Panda Piace, con la nostra casa editrice, si chiama A Panda Piace Capirsi. C'è il nuovo numero di Scottex Gigazine, che è un numero speciale di A Panda Piace. E c'è la riedizione di Johnny Fair JPEG e Il Tesoro degli Alieni Commestibili, che è un libro game, un fumetto game mio, che abbiamo rifatto a colori, sempre per Giga Ciao. E esce anche la nuova Scomics, il diario che faccio con Franco Cosimo Panini. In più vado a presentare anche con Nicola Bernardi, il mio amico e compagno di avventure. Abbiamo fatto 10 anni fa il giro in bicicletta del Giappone. In questi giorni è appena uscita una riedizione per Feltrinelli Comics di Giro del Giappone, che è questo libro con foto, fumetti e racconto di questo viaggio. Grazie mille per questa intervista inaspettata. Speriamo di incontrarci al Salone del Libro e buona fortuna per tutto. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Enaudice.